Ciao amici, ciao amiche, benvenuti in un nuovo vlog. Allora, siamo qua nel Carrugio, che stiamo andando un attimo su un hotel a prendere l'acqua, che questa è finita. A posare le mille mille cose che mio marito ha comprato. Sì, proprio io. Io, sapete cosa ho comprato? Il portacenere portatile per la spiaggia, 2 euro e basta. Ma sapete perché? Non perché sono tirchio o tacagno, perché non c'è proprio niente qua da uomo. Siamo andati al mercato, ho detto se c'è qualcosa perché no. Ragazzi, c'era una bancarella sola, ma che non mi piaceva niente. L'unico negozio che però ho tutto è quello dove vende le canne da pesca, ma le ho. Esatto. Quindi il mio shopping cos'è qua? Caffè? Caffè, no, vabbè, mangiare ci stiamo regolando comunque. Sì. Ma vabbè, non... faccio qualche crappo per ti prendi. Sì, ma roba, cioè ragazzi, se volessi... C'è ancora un crappo un palato che ha preso ieri. Ma se volessi comprarmi qualcosa, non c'è veramente niente per l'uomo. È vero o no? Sì, diciamo che non c'è tutto una donna, però... Dovresti andare tipo a Sestri, Chiamari. Ma sì, ma sinceramente ho tutto, non mi interessa niente. Non... se dovessi trovare compro, comunque. Guardate che bello questo gatto. È del giornalaio. Si è messo Micio, qua. Non si schioda, qua passano le persone, sta lì. Sta dormendo perché qua molto probabilmente sente c'è fresco. L'ombra, sì. Ah, che bello che hai detto che pesa sui 10-11 kg sto gatto. Guardate che bello sto gatto. Ciao gattone. Ciao. Se non rompete mi sto dormendo. Sto dormendo, lo lasciamo guarda dormire. Guarda come sto pensando, c'è la guardate pancia la rosa. Coda come fa. La coda è piccola rispetto a quelle delle nostre bimbette pelose. Ciao gatto. Ciao gatto. Ciao amici, ciao amiche, benvenuti in un nuovo vlog. Allora, io mi sono già seduto sulla sdraio. Sta sistemando due addirittura la mia regina. Sì, questo e quello di Hello Kitty. Ah, questo qua non so perché non mi piace. Questo è preso la prima. Questo è l'asciugamano della gatta gattifera. È una gatta bellissima. Questo l'ha preso. Questo è tanti anni fa al mare. Questo è molto mi piace molto perché questo fa anche da pareo. Però questo mi piace perché a parte i piccioli è rosa. È rosa ma c'ha delle sfumature anche. Sì, tipo spugnato. È per questo che mi piace, A cosa dei tutto per costume. La Bulgaria. Molto bello. Che il trafori sulla forma di cuoricino praticamente. Molto bello. E sotto il costume sempre scino che poi vi faccio vedere dopo. Ciao. Oggi oggi è una giornata. Mi ha lanciato, io ho fatto finta di niente, no? Mi ha lanciato questo addosso, però mi è arrivato un po' di venticello. Se lo rifai altre 10 volte. Ah, va bene. Ma non in faccia, però. Ragazzi, comunque, oggi è una giornata ancora più bella di ieri. Rilassante. L'acqua la trovo meravigliosa oggi. Niente. Allora, i lettini sono stati prenotati per tutto il giorno. Ragazzi, appena usciti dall'acqua, incredibile, siamo andati fino agli scogli. Poi mia moglie mi ha trascinato, diciamo, dietro. Adesso vi faccio vedere perché almeno capite bene. Allora, fino agli scogli dove vedete di fronte a me che punto il dito, ci sono arrivato tranquillamente. Poi da là sono andato, mi sono spostato un po' più in là. Sulla mia destra, che mia moglie era di lì, poi mi sono attaccata a lei praticamente. No, no, amore, tu sei arrivato agli scogli, poi da lì che io ero sull'altro scoglio, sei venuto, e poi mi sono attaccato ai miei fianchi e mi ha portato dietro. Mi ha portato fino a dietro gli scogli. Dove vedete le boe, abbiamo girato. Qua le boe mi sono stancato troppo. E poi lo riporto sempre io indietro, sempre attaccata a me. Ragazzi, allora, io sono rimasto stupito perché mia moglie rispetto a me
che non ha il vizio che ho io, ha un'agilità incredibile. Io per arrivare agli scogli, un po' a rana, un po' tranquillo, lei è diretta. Si vede che sei nata in acqua, eh? Io sì. È una sirena, eh? Altro che... Vabbè, lasciamo perdere. Altro che quello che dicono. Cioè, sei nata anche oltre, È vero, se non era... Allora, com'è l'acqua là? Bellissima, ragazzi. Ragazzi, vi devo portare sugli scogli perché è una visuale bellissima. Veramente, non pensavo che... Bello veramente. Lo faccio. Bello veramente. Ragazzi, che bello il lettino. Oggi si sta bene, non c'è nessuno. Cioè, c'è gente in spiaggia, ma non c'è la ressa che c'era ieri. Ma ieri era domenica, amore. Questa è la cosa importante. Sì, guardate, mi è uscito pure il labbro, la febbre al labbro. Non ho capito come. È il sole. E va bene. Va bene, e va bene in sciui. Mi devo mettere la crema in fronte. Dammi che te la metto adesso, dammi quello. Dalla sdraio e tu. Dalla sdraio, ragazzi, guardate che bel panorama. Mamma mia, non fa impazzire mai sto. Mi dà un senso di rilassamento gli scogli lì così. Non so come mai. Un bellone, vestiti appesi. E il cielo è sempre più blu. Oh yeah. Si notare, non c'è nessuno in acqua, sono saliti tutti. Adesso mi vado a buttare in acqua, mi vado a fare un bel bagno. Che bel mare, che bel sole. Ragazzi, guardate mia moglie che invenzione. Ha messo un telo. Fatto tipo la capanna dell'amore. Cioè, guardate che più riparati di così non si può, eh. Brava, amore. Grazie. Complimenti. Perché ho visto che così fa più ombra. Sì, tanti lo mettono così. È un po' freddo adesso uscire, mi devo un po' asciugare. Comunque, no, è bello, mi piace. Fa tipo cappana dello zio Tom. È bello belluccio ormai. Cappana dello zio Tom. Se sistemo questo. Cappana dello zio Tom. Guardate che bello, ve lo faccio vedere così di sfuggita. Perché la sabbia è carboni ardenti, non ce la faccio. Ragazzi, siamo ancora... Abbiamo fatto un altro bagno, praticamente sono entrato, sono stato 2 secondi perché avevo freddo. Si sta bene perché adesso c'è anche il venticello, ma volevo anche dire una cosa, ragazzi, ma proprio breve. La macchia che voi vedete in fronte, che continuate a sparare di qua e di là, è una semplice scottatura, e ve lo ridico un'altra volta, l'appuntamento del dermatologo ce l'ho a settembre, stop. Intanto, ragazzi, siamo sulla terrazza e fra un po' facciamo un bagnetto. Guardate che bello qua, però quando picchia il sole fa caldo, eh. Qua ci sono 2 lettini, là ci sono il divanetto, le poltrone, qua altra poltrona, altro divanetto, altra poltrona, tavolino. Piante. Sotto già detto che c'è il box, lì c'è la sala, ma quella lì mi ha detto che la si usa in inverno questa. Vedete, se mi metto qua sotto mi riflette lì. Arrivo. Qua invece è la... Qua, da come mi ha detto, solo in inverno, perché c'è anche l'altra dove si fa colazione al mattino. Qua c'è la jacuzzi che adesso useremo. Ah, è freddina, eh!
Ecco, stai un po' così, se vuoi, seduta. Vediamo se, perché questa hai getti qua, sotto qua. Comunque, questa era. È schiacciato questo o questo? No. No, questo la spegne, amore. E quelle volette, mo. Ma vedi che luce. Sì, ho schiacciato un po' di tasti, lo so che... Vediamo quelli qua? Quelli là? Sì, non c'è, questo. Ce n'è uno che sta andando, questa, allora. Sono in bagno. Però bisogna lasciarla stare un po', perché mi sa che... Non ci deve essere queste cose qui. E prima andavo. No, perché prima l'ho schiacciato qua, no? Se va questo... No, non va neanche la musica, quindi... Com'è? Fredda? Ragazzi, ci vedete? Mi sa che il cavallo è storto. Fa niente, però è bello della diretta. Ah, oh, è fredda. Freddissima, cazzo. Quanto ciuino. E se cado? Non corriere, amore. Ci avviciniamo, okay. Un po', okay, eh. Va bene. Come parti da... Buttati che morbido, aspettate, è fredda, è grande questa, è più grande delle altre, è proprio grande, sì, ma le freccia. Ragazzi, comunque in spiaggia non si può stare. No, qua si sta una puta meraviglia. C'era la doccia che c'è, buttare aria, l'acqua calda, c'era la fila. No, qua ti rilassi però. La doccia che butta aria calda. No, ho sbagliato, volevo dire che la doccia, quella lì che c'è spiaggia. Quella con l'acqua fredda. Con l'acqua fredda. C'è la fila, ragazzi. Sì. Bene, amici, abbiamo provato. Oh, scusa, muore il piede. Abbiamo provato anche questa bella cosa della jacuzzi, molto bella, grande. Bella belluccia. Bella belluccia anche questa. E... Mamma mia, come si sta bene! Adoro. Che dire, le Gison Fé. Le Gison Fatto. Le Gison. Comunque fa frecce. No, mi sta benissimo. No, io un po' di freddo ce l'ho, Mi sta bene. Bene ragazzi, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia, e noi ci vediamo alla prossima. Noi andiamo avanti ancora. Ciao! Non abbiamo finito noi, eh?